L'Accademia di Belle Arti dell'Aquila è l'unica in Italia ad avere una mostra permanente di Joseph Beuys, uno tra i più emblematici e significativi personaggi dell'arte mondiale del secondo dopoguerra. Ciò è stato possibile grazie alla generosità della baronessa Lucrezia De Domizio Durini, che ha donato un'installazione dell'artista tedesco che negli ultimi 15 anni della sua vita ha lavorato in Abruzzo e in particolare a Bolognano, nella provincia di Pescara, alla famosa operazione difesa della natura e alla Living Sculpture, punti cardine del suo intero lavoro. L'installazione permanente, composta da opere e documenti storici, nasce dalla mostra curata dal giornalista e critico scientifico d'arte Giorgio D'Orazio ed allestita la scorsa estate all'Eremo di Santo Spirito a Rocca Morice in occasione della seconda edizione di Eremi Arte. L'evento, caratterizzato dall'importante donazione, ha voluto rappresentare un segno di riconoscenza dell'Abruzzo ad uno dei nomi più noti e intraprendenti del mondo dell'arte. Era un dovere etico lasciare un segnale di uno dei più grandi emblematici personaggi della storia dell'arte mondiale. La baronessa Lucrezia De Domizio Durini ha ricevuto dall'Accademia di Belle Arti dell'Aquila il diploma honoris causa in arti visive nel corso della cerimonia, con gli interventi del presidente e del direttore dell'Accademia Aquilana Roberto Marotta e Marco Brandizzi, di Giorgio D'Orazio e con la laudatio del professor Enzo De Leonicus. La mostra sarà custodita dall'Accademia di Belle Arti e sarà a disposizione di studenti, appassionati e cittadini, affinché possa rimanere nei cuori di ognuno, e l'auspicio contenuto nel messaggio della baronessa. Finché ci sarà una sola pianta e un solo uomo sul pianeta Terra, vivrà l'arte regale di Joseph Beuys e di tutti quegli uomini, artisti e uomini semplici o grandi uomini, saranno a servizio per una società migliore e disegneranno le vette del grande paesaggio dell'universo. Grazie.